Abbiamo degli emendamenti comuni importanti su passaggi qualificanti, su temi centrali, cruciali per l'interesse dei cittadini e l'interesse del Paese. Poi ovviamente abbiamo molti altri emendamenti, e qui li abbiamo illustrati, che rappresentano la nostra visione, idea di Paese, la nostra storia, le nostre battaglie, le nostre sensibilità per soluzioni immediate anche di prospettiva. Quindi è normale che ci sia una battaglia in Parlamento e ci vedrà semmai non solo votare congiuntamente sugli emendamenti condivisi, ma su tanti altri emendamenti proposti rispettivamente e singolarmente da ciascuna forza d'opposizione, ma poi permetteteci anche di perseguire una nostra idea di Paese, una nostra visione, e quindi di esprimere quelle che sono le nostre premure, le nostre preoccupazioni raccolte direttamente dai cittadini. Siccome non c'è in questo momento nessun coordinamento delle forze di opposizione, un'alleanza strutturata, strategica che sia o altro, salvo poi tutto il dibattito che ogni giorno alimentate anche sui giornali, mi sembra che sia anche normale, insomma, che ritrovarci a esporre, a fare una conferenza stampa in cui ciascuna forza di opposizione espone gli emendamenti che gli stanno a cuore, fermo restando, ripeto, alcuni emendamenti condivisi comuni che ci sono. Vuoi lasciarmi a chiedere se ci sentiamo? Sì, che ci sentiamo. Ieri ci siamo sentiti, se è una notizia, ma non è una notizia, perché se no vi posso dare questa notizia spesso, insomma, se la considerate una notizia. Ve la darò spesso, basta che mi farete delle domande e vedrete che la ripeteremo molto spesso. Detto questo, per quanto riguarda i confronti con le altre forze di opposizione, a partire dal PD, ci sono stati, ci sono, ci saranno. Adesso lasciateci un attimo svolgere il nostro processo costituente, dove abbiamo veramente, siamo entrati nella fase finale, nella fase conclusiva.